Temperatura? Normale. È un maschio giovane, un solitario. Si è spostato ad est. Ci sono altri leoni sull'altopiano. Non si muove, eppure le pulsazioni cardiache sono in aumento. La temperatura sta salendo. Ma che succede? Voi ci capite qualcosa? Che sta facendo? È sempre fermo? È molto strano. Non è normale. Sta sopra la leonessa. Siete venuti fino a qui per scoprire che i leoni fottono. Che strano individuo. Già. I negri dicono strane cose sul cacciatore. Comincio a credere che siano vere. Per esempio, che cosa dicono? Dicono che lui è immortale. Secondo me, inventano un mucchio di storie. Dicono che vivrà fino a quando non avrà ucciso N'Gale. E dato che N'Gale non morirà mai, neanche lui morirà. Non crederai a queste sciocchezze, spero. No. Ma per me quell'uomo rimane un mistero. C'è troppo odio in lui. Troppo dolore. Chi sarebbe questo N'Gale? Chi lo sa? Tu sai chi è N'Gale? Sì, signore. È un uomo o una donna? Una pantera, signore. Una vecchia pantera assassina. Thank you.
Siamo venuti a chiudere i conti e pagare. $2,700 per il governo e 350 per me. Ho una proposta. Un lavoro molto lontano da qui. Che succede? Niente che vi riguardi. È ora che ve ne andiate. Vieni. Sono partiti i canadesi? $2,700. Firma qui. Quattro leoni morti. No, non morti, li hanno addormentati. Ti do i nuovi prezzi, partono dal primo del prossimo mese. Un elefante $1,200. Escluse le tasse, con le zanne $2,000. Un leone 800, se si vuole anche la pelle 1,000. Un bufalo? Ah, quello costa poco, $300. E i coglioni, se si portano via anche i coglioni? Quelli glieli regaliamo. Una zebra $200, non ve ne frega proprio niente delle zebre. Questi prezzi non comprendono munizioni, vitto e alloggio. Ah! Sono extra e vanno pagati a parte. Chi era quello là? Klaus Kinski. Il cacciatore. Quello che ne rimane. La pantera è tornata al villaggio. Mambo kwenyika ino ndotonga vapenyu vakafa hapana chinochinjwa pane zvive zvataurwa nomutongi. Thank you.
signore, è andata sottovento a noi. Pronto il fucile? Sì, signore. 30-06. Eccolo, è a posto. Spostava a sinistra, ora va bene. Dammi due scatole di munizioni, quelle rinforzate. Sei tu, Kinski? Che cosa vuoi da me? Chi sei? Mi hanno parlato di te. Se ti va, ho un lavoro da proporti. Che lavoro? Uno zoo europeo offre molti soldi per un animale. $200,000. Che animale? Una pantera. Non ci sono pantere da queste parti. Sappiamo che ce n'è una. Ehi, quella pantera non è tua. Neanche tua. Se ti avvicini a lei, ti ammazzo. Mangwanda ako os. Utadzoke pano zikhali.
siamo è vicina. Ci sta andando dritta dritta, come avevamo previsto. Adesso hai finito di fare lo stronzo. Avanti!
E così non ha ucciso la sua pantera. Ogni cosa a suo tempo. Vuole uscire di qua. E come? Deve scontare altri 2 anni. O pagare 10.000 sterline che non ha. Può scegliere. Pagherebbe lei per me? Posso offrirle un lavoro. Pagherò la cauzione. Quale lavoro? Andare a caccia. In un paese molto lontano. Che dovrei cacciare? Un uomo. È un animale che non tratto. Herman. Giungo al bar. Dammi un whisky. Tieni il resto. Grazie. È necessario che le dia qualche spiegazione. L'individuo che deve trovare è un assassino, un uomo senza scrupoli. È un cacciatore come lei. Dove devo cercare? In un posto senza legge, oltre il circolo polare artico. È un cacciatore di foche. Ha ucciso a bastonate un mio amico, un ragazzo di 22 anni. Stava filmando il massacro. Thank you.
cacciatori di foche arriveranno fra 15-20 giorni. In tempo per la nascita dei cuccioli. Da dove vengo? Dalla Norvegia, dalla Finlandia, dalla Russia, dal Giappone. Ci sono anche spagnoli, italiani, francesi. Arrivano a centinaia, con rompighiaccio, elicotteri, baleniere. Usano anche piccoli aerei. Il governo concede un certo numero di autorizzazioni, ma chi può controllare? I cacciatori sono presi a cottimo. Vengono scelti tra gente che ha bisogno di lavorare e non sono certo specialisti della caccia. Guadagnano pochi dollari per ogni animale scoiato. Non rovinare la pelliccia, uccidono i cuccioli a bastonate e poi li scuoiano sul pacco. In molti casi la loro inesperienza, la fretta e le cattive condizioni del tempo fanno sì che i cuccioli non muoiano subito. E quindi vengono scuoiati ancora vivi. Rimangono sul pacco per giorni, senza pelle, morendo tra sofferenze indicibili. Salga! Sono venti a 60 nodi. C'è una deriva dei ghiacci di circa 50 miglia a est. Sono state avvistate le prime foche a 300 miglia più a nord. Datevi una calmata. Adesso direi che state approfittando un po' troppo della mia pazienza, ragazzi. Qualcuno stanotte è entrato nella tenda delle provviste. Con voi già si può discutere, ma dite alle vostre mamme di stare all'allarme. Fanno troppi danni. Chiaro? Sono state interrotte. Ormai non esiste più nessuna probabilità di ritrovare vivo il signor Klaus Kinski.
Caro Thomas, dopo tanti mesi di silenzio devo avvertirti che Alfred non è più fra noi. Era giovane e innocente, era un bravo ragazzo. Per lui la vita era un bene troppo prezioso per poterlo sacrificare. La sua indignazione e la voglia di punire i colpevoli lo hanno spinto a documentare un orribile massacro. È stato ucciso brutalmente, senza pietà. Nessuna polizia cercherà quell'assassino. Nessun giudice potrà mai giudicarlo. Ma io non avrò pace finché non l'avrò trovato. In Africa ho conosciuto un cacciatore, un uomo tormentato, come lo sono io adesso. Nella vita di ognuno, se si guarda indietro, ci sono dei fantasmi che non si riescono a dimenticare. Ma per lui è come se l'odio avesse assunto una forma umana. Spero di convincerlo a partire per il Grande Nord per cercare l'assassino di Alfred. Il periodo della mattanza è ormai vicino. Quando verrai, se verrai, ti mostrerò l'ultimo film girato da Alfred. Quel film è diventato per me un'ossessione. Sapevo che saresti venuto. Lascia. Grazie. Quando è successo, Herman? L'anno scorso a marzo. Tu eri là? Non ho potuto far niente. È successo in un attimo, all'improvviso. Sei contento del tuo lavoro? Abbastanza. E tu? L'università è la mia vita. Era così anche per te? Lo era. Il cacciatore africano non è mai stato ritrovato? Hanno interrotto le ricerche dopo 3 mesi. Sparito nel Grande Nord. Forse per sempre. Di che nazionalità erano gli uomini che hanno ucciso Alfred? Non l'ho mai saputo. Quando accadde la tragedia, tutti noi perdemmo la testa. Quel giorno era tutto tranquillo. Leonard era appena tornato da un giro di ricognizione. Non aveva incontrato nessuno. Eravamo lì da più di un mese ormai. Avevamo trovato 2 cuccioli di lupo artico. La madre era stata uccisa da un orso. Alfred li viziava, non riusciva a separarsene. Eravamo lì per documentare il momento del parto delle foche e i pericoli a cui sono sottoposti i cuccioli nei primi giorni di vita. I cacciatori arrivano lassù con ogni mezzo e il massacro tocca punta del 30% dei cuccioli. Ero nella tenda quando sentii urlare, corsi fuori, ma non riuscii a fermare Alfred.
stagione dell'emigrazione. Che lingua parlano da queste parti? Nessuna, non c'è nessuno con cui parlare. Buona fortuna. Ok. Grazie tante.
Salve. Hi. Da dove venite? Vi forstò de icche, vi snaccherick e sproghettit. Politi? No. Politi? No. Buono, eh? Mm. Nej, for sagen. Jo færre spørgsmål du kommer med her, jo længere lever du. Lykke til. Kom, så går vi. Thank you.
Che cosa ha detto? Ha detto che non basta un vestito per diventare eschimese. Ci sono molte cose che devi imparare. Dovrai cacciare. Ma e come? Non ho più il fucile. Te lo presta lui. Ma questo è il mio. Tu non hai più niente. Sì. Oh.
Mi dispiace, mi è partito un colpo. Che cos'è? Una palla di grasso è dentro una stecca di balena. Quando l'orso la troverà, la mangerà sicuramente, ed è questo che vogliamo. Perché? Perché poi il grasso si scioglierà e la stecca gli bucherà lo stomaco. Nanook morirà dissanguato. Laggiù, tu non lo vedi, io non lo vedo, nessuno lo vede, ma puoi credermi, è là. Da noi si dice non credere se non vedi. Ora siediti, aspettiamo. Ma che? Ne che ricordo tua. Nanook, ci porta da lui. We'll be right back.
pensi che questo è crudele, ma grazie a Nanook, la nostra gente, i nostri figli, i nostri cani avranno da vivere per 3 mesi. Mangeremo la sua carne, potremo scaldarci col suo grasso e ci copriremo con la sua pelle. La natura è crudele. La natura non è né crudele né buona. La natura è giusta e chi prova a cambiare la sua giustizia paga un prezzo molto alto. Ora sei guarito. Te ne andrai? Gli uomini morti ritorneranno solo quando il vento verrà da sud, non prima. Aspetterò quel vento. Mancano molti mesi ancora. E poi che farai? Come li combatterai? Ho sempre il mio fucile. Loro hanno molti fucili, tu solo uno. Non so come, ma ce la farò. Te l'ha data. L'ho presa da un amico. E il tuo amico ha altre pistole come questa? Può darsi di sì. Ecco. Questo è il tuo amico. Saranno 45 anni che è arrivato. A quei tempi ne passavano migliaia. Andavano a nord. Un giorno questo atterrò qui. I suoi motori fumavano. Venne quasi subito un altro aereo e portò via tutti gli uomini. Ma lui rimase.
Aiuti americani al popolo sovietico, 1945. Trovare questo aereo è stata una grande fortuna per la mia gente. Chissà se funziona ancora. Ci ha sfamato. Ci ha dato oggetti per tanti anni, ma ormai non ha più niente da dare. Può darsi che il tuo amico abbia ancora qualcosa da darci. Sì, ma il problema è che dopo tanto tempo non funzionerà. Ossido. Non c'è niente da fare. Anche se funzionasse, i proiettili potrebbero scoppiare nella canna. Che tema, nonno? Che roba è? Quello. Eh? Pipì. Pipì di chi? È sua pipì. Tra qualche giorno arriveranno gli uomini morte. La tua attesa è finita. Anche noi partiamo. Andiamo a nord. Guarda. Guarda, se pun. Se puoi che non ha ciò il pun. Ma questo è mio. No, me lo faccio parlo che pun. Pilio ti vallo che ne vuoi. Addio, Ulrich. Buona fortuna. Addio. Thank you.
Non l'abbiamo ammazzato noi, Alfred. È morto di freddo. Prova a dirlo a suo padre. Ti paga lui? A noi ci pagano per prendere le pelli delle foche. Ma non le sterminiamo. Le ammazziamo un po'. È il nostro lavoro. Tutti questi uomini hanno famiglia. Anche ti mi ha rotto la testa, famiglia. Perché non mi ammazzi? Non ho fretta. Ieri mi hai chiesto perché non ti ammazzavo. Adesso te lo dico. Ho visto cose che non avrei mai immaginato di vedere. Animali scuoiati vivi e lasciati morire sul ghiaccio. Ho visto occhi innocenti supplicare un gesto di umanità. Chiedevano pietà, ma tu non hai mostrato pietà. Hai dato loro l'agonia e una morte lenta e crudele. Ora sarai tu a provarla. Thank you.
Ho smesso di fumare molto tempo fa. E tu? Uno ogni tanto. Saluta il padre di Alfred da parte mia. Tornerai da queste parti? No, vieni tu a trovarmi. C'è un'ultima cosa che vorrei tanto sapere. Come hai convinto il cacciatore africano? Accettò di partire quando morì la pantera. Niente lo tratteneva più laggiù, né in un altro posto. Non aveva più motivazioni ormai. Cercava solo la morte. Animali non sono esseri inferiori. Sono creature complete, dotate di una sensibilità che noi non abbiamo mai posseduto. Non sono oggetti, non sono nostri schiavi, non sono giocattoli. Sono nostri compagni di viaggio, che quotidianamente ci offrono un'amicizia che non meritiamo.